Ogni essere umano, insetto, uccello, bestia o animale, anzi ogni essere vivente in questo mondo, è legato dal destino. Nessuno può sfuggire alle conseguenze del karma, buono o cattivo. È naturale per ogni essere vivente obbedire alle leggi della natura e alla legge del karma. Ad esempio, i pipistrelli pendono dal ramo, di un albero con la testa verso il basso. Questa è la loro natura e sono nati così. Ogni essere umano in questo mondo sta soffrendo, anche se non ha fatto nulla di male e pensa: non ho fatto niente di sbagliato, perché allora subisco questa sofferenza? Ma la questione è diversa. Qualunque piacere o dolore si subiscono in una vita, questo è certamente il risultato del karma, azione, eseguito da esso. Ogni essere umano esegue, fa delle azioni, compie delle azioni e gode dei suoi frutti come conseguenza. Quindi non gli è chiaro fino ad oggi se questa è una conseguenza naturale delle sue azioni o da un motivo sconosciuto. Non solo gli esseri umani, ma anche i batteri, gli uccelli, gli insetti, gli animali vivono le conseguenze del loro karma. In supporto a questa legge inevitabile del karma, vorrei narrare alcuni accadimenti di molto tempo fa. Questi incidenti spiegano come sono avvenute certe nascite, solo per dimostrare questa verità. C'era un grande devoto di Puttaparthi di nome Subhamma. Una grande devota di nome Subhamma. Era molto ricca, non aveva figli. Qualunque cosa avesse, era solita darla in beneficenza a tutti con questo sentimento. Io, diceva, sto solo condividendo la mia ricchezza che Dio mi ha donato con i miei simili. Ella stava conducendo una vita pia e nobile con un senso di equanimità. Aveva tuttavia un desiderio. Era solita pregare Swami, dicendo: Swami, al momento della mia dipartita da questo soggiorno terreno, dovresti spegnere la mia sete versando qualche goccia di acqua nella mia bocca con le tue divine mani. Io le promisi che lo avrei fatto. 6 anni dopo mantenni quella promessa. Dovevo andare a Chennai per un fidanzamento in casa di un devoto. Era il tempo della Seconda Guerra Mondiale e quindi ogni volta c'era una sirena che suonava come precauzione sia nei cieli, quando si volava con l'aereo, sia per le strade. Rimasi lì per 3 giorni e iniziai il mio viaggio di ritorno direttamente a Bukka Ptanam da Chennai in macchina. Nel frattempo, questa devota Subhamma si ammalò gravemente e fu portata da Puttaparthi a Bukka Ptanam. Lì c'era la casa dei genitori e lì morì. I suoi parenti iniziarono a fare alcune osservazioni sarcastiche riguardo al fatto che avrei versato dell'acqua nella sua bocca nei suoi ultimi momenti di vita. E i parenti dicevano: Ma è venuto Swami e dove se n'è andato? I fratelli e i parenti di Subhamma disposero le faccende in modo che il suo corpo venisse cremato. In quei giorni non era stato facile
procurare della legna per cremare il corpo, specialmente nei villaggi era difficile, tuttavia riuscirono a prendere della legna e quindi tutto era pronto. Mentre passai vicino alla casa di Subhamma, notai diverse persone che erano riunite lì e chiesi: chi è che deve essere cremato? E rispose il lavandaio di Subhamma: Swami, ma Subhamma è morta. E quando è morta? 3 giorni fa, Swami. Andai a casa sua dove giaceva il corpo. I suoi parenti stavano per portare il corpo per farlo cremare. Sua sorella mi vide e si mise a piangere, dicendo: Baba, lei desiderava vederti. Voleva che tu le versassi dell'acqua nella sua bocca prima di morire. E quindi è morta senza che il suo desiderio sia stato esaudito. Le risposi che non c'era possibilità di questo e quindi le chiesi di andare a prendere un bicchiere di acqua. E misi una foglia di basilico nell'acqua. Tolsi il panno che le copriva il viso. E le formiche stavano strisciando su tutto il corpo. Chiamai gentilmente il suo nome, Subhamma, Subhamma. Ella aprì gli occhi e mi vide. Prese le mie mani e pianse e disse: Swami, ma quando sei venuto? E io gli risposi: Sono venuto solo ora. Le asciugai delicatamente le lacrime con un asciugamano e le dissi: Subhamma, guarda qui, ho versato alcune gocce di acqua sacra nella tua bocca. E lei rispose con un sorriso e le dissi: Ora chiudi i tuoi occhi e sii in pace. Subhamma aveva bevuto quell'acqua dalle mie mani e quindi esalò l'ultimo respiro. In questo modo io mantenni la mia promessa a Subhamma. Mentre accadeva tutto ciò, i suoi parenti e i medici che avevano assistito a tutto questo guardarono agli eventi con molto stupore. Non riuscivano a credere ai loro occhi e si chiedevano: ma com'è possibile? Subhamma è morta 3 giorni fa. Non respirava più. Come hai potuto, Swami, aprire gli occhi e aver parlato? Come ha potuto parlare con te, Swami? È quindi un miracolo divino di Sai Baba. Subhamma era sempre molto ansiosa e preoccupata riguardo alla vita di Swami perché era sempre in viaggio a visitare diversi posti e luoghi e quindi temeva che il suo ultimo desiderio non potesse essere esaudito. Ma io mantenni la mia promessa, fatta a lei molto tempo prima. Alla fine il cadavere di Subhamma fu cremato dai parenti, secondo la loro tradizione familiare. Lei era una bramina. Iniziai a tornare a Puttaparthi. Un carro di buoi era stato preparato per il mio ritorno. Il fratello di Svaramma ed io sedevamo sul carro trainato dai buoi e stavamo tornando a Puttaparthi. Lo zio materno del corpo fisico di Swami, quindi mio zio, si chiamava Chandramuli.
Vedemmo il fumo che usciva dal terreno dove si stava cremando il corpo di Subhamma. Il corpo era stato consegnato alle fiamme e mio zio Chandramuli chiese: Swami, sei stato con il corpo di Subhamma fino ad ora, ma perché non hai aspettato fino a quando la cremazione non fosse finita? E io risposi: Chandramuli, io sono una persona che mantiene la parola. Io avevo detto a Subhamma che sarei rimasto presente al suo fianco durante i suoi ultimi momenti e avrei versato dell'acqua nella sua bocca, e questo desiderio è stato soddisfatto. Poi le ho detto di lasciare questo mondo in pace e serenità. Quindi ho mantenuto la mia promessa e ora sto tornando alla mia dimora. Mio zio Chandramuli si sentì molto felice. In effetti, Subhamma era tenuta in gran considerazione in tutto il villaggio. Lei era il capo del villaggio, essendo la moglie di Karanam. L'intera proprietà del villaggio era in suo nome. Tuttavia, dal momento che era venuta da Swami, non aveva più altro interesse nella vita, tranne Swami. Lei, durante la giornata, era costantemente impegnata solo nel lavoro di Swami e in determinate occasioni si ritirava nelle grotte vicine, vicino alle colline, per stare in silenzio. Povera cara donna, lei andava in giro per le colline cercandomi. Aveva l'abitudine di impacchettare dosa, vada, idili, tutto cibo. E veniva in cerca di me. Ultimamente io chiedevo di lei scherzosamente, dicendo: Subhamma, che cosa mi hai portato? E lei mi rispondeva: Swami, ho portato delle cose di tuo gusto. E io le dicevo: dammi i dosa. E lei serviva questi dolci in un piatto e me li consegnava. La prendevo in giro dicendo: Subhamma, non mi piace questo dolce, dammi quest'altro. Povera cara signora, lei mi offriva tutte quelle dolcezze. Dalla mattina alla sera preparava un certo numero di dolci da portarmi. Era sempre ansiosa di sapere che cosa avevo bisogno. Una volta le dissi: Subhamma, non devi temere, non ho bisogno di niente. Ti ho fatto tante domande solo per provare la tua devozione e la tua resa. Subhamma mi chiese: Swami, sono felice di essere in grado di servirti del cibo. Sono felice che hai mangiato tutti questi cibi con amore e affetto nei miei confronti. Sarò felice se vorrai gentilmente mettere una piccola quantità di acqua nella mia bocca con le tue mani divine. Allora io presi un piccolo pezzo di dolce dal piatto e lo misi nella sua bocca con un po' di mostarda. Era estremamente felice. Subhamma sperimentò una grande felicità stando vicino a Swami fino al suo ultimo respiro. Mio zio Chandramuli fu testimone di questa pioggia di amore e di grazia che ebbe Subhamma in diverse occasioni e disse: Swami, quanto sei compassionevole verso i tuoi devoti.
Non abbiamo parole per esprimere il tuo amore e la tua compassione verso tutti noi, specialmente per Subhamma. È vero, le parole non riescono a descrivere l'amore e la compassione di Swami verso Subhamma. La devozione di Subhamma verso Swami superò anche quella di Prahlada. La gente aveva ormai compreso che Swami aveva soddisfatto la promessa che aveva fatto a Subhamma. E quindi capirono che la vita di Subhamma era stata santificata. Prendendo spunto dal suo esempio, diversi anziani vennero a trovarmi chiedendomi: Swami, per favore, versa dell'acqua santa nella mia bocca con le tue mani divine quando io morirò e lascerò questo mondo. Ed io ero solito dire loro: miei cari, non tutte le persone possono ottenere questo grande vantaggio. Se sarete destinati a prenderlo, sicuramente accadrà. Verrò il momento opportuno e verserò dell'acqua santa nella vostra bocca. Kondama Raju era solito osservare che queste persone che venivano da Swami con tale richieste avevano sviluppato un certo desiderio. Un giorno si era avvicinato a me e mi chiese: Swami, sei nato nella nostra famiglia, nel nostro lignaggio. Hai sostenuto l'onore e la gloria del nostro lignaggio, ma ho una richiesta da farti. Spero e prego che la mia nascita nella nostra famiglia sia santificata, quindi ti chiedo di versare un po' d'acqua santa nella mia bocca con le tue mani divine quando morirò, prima di morire. E quindi io gli assicurai che lo avrei fatto sicuramente. Si sentiva molto felice perché sapeva che Swami avrebbe mantenuto la sua parola. Egli visse per 112 anni. Ogni mattina lui andava dal villaggio al nuovo mandir per avere il mio darshan. Un giorno gli chiesi: perché andate tutti a piedi dal villaggio fino al mandir? Potrebbe esserci del bestiame sulla strada e qualche animale potrebbe attaccarvi e voi cadrete e vi ferirete, non è vero? E lui era solito dirmi con molta audacia: Swami, dato che tu ci proteggi e mi proteggi costantemente, sei sempre al mio fianco, quale animale potrà mai attaccarmi? Un giorno, al mattino presto, venne al mandir per prendere il mio darshan. Tornò a casa e si sdraiò. Dopo un po', disse ad Ishvaramma, a mia madre, di andare vicino al tempio di Satyabhama e vedere se io, Swami, ero da quelle parti. Andò lì, tornò e le disse: sì, Swami sta venendo con la sua auto. Io avevo una piccola macchina. Kondama Raju disse: Ishvaramma, prendi un bicchiere d'acqua e mettici una foglia di tulasi. E lei lo fece, teneva il bicchiere in mano e mi stava aspettando. Sapeva che la sua fine era vicina e io ero venuto lì per mantenere la mia promessa. Nessuno lo sapeva. Tenendo il bicchiere disse: Swami, sono pronto. Ho risposto: anche io sono pronto. Mentre versavo l'acqua nella sua bocca, lui morì in pace. Prima di morire disse: che grande fortuna è bere l'acqua dalle tue divine mani prima di lasciare questo mondo. Anche il re Dasarata compì grandi penitenze e sacrifici, ma non ebbe una gran fortuna. Con questo accadimento che vi ho raccontato di Kondama Raju,
È stato ancora una volta rivelato a tutto il mondo che Swami mantiene sempre la sua parola. Le vite di Subhamma e Kondama Raju erano davvero redente. Io cerco, mantengo sempre la mia parola. Tuttavia, alcuni devoti agiscono in modo contrario alle loro parole. Sono stato portato a Kamalapuram per la scuola superiore. Il fratello maggiore di questo corpo, mio fratello Sesshamaraju, era intento a perseguire l'istruzione superiore. Quindi mi portò con sé a Kamalapuram e a scuola. In quei giorni io ero molto, lottavo molto per il fatto di dover seguire la mia istruzione a causa della scarsità dei fondi. Spesso gestivo la cosa avendo le tasche vuote. Quindi usavo le mie abilità poetiche per guadagnare qualche moneta per soddisfare le mie esigenze personali. Nello stesso villaggio c'era un uomo d'affari che si chiamava Kotte Subbana. Lui gestiva un negozio di servizi con alcuni prodotti ayurvedici e alcune medicine. Una volta venne introdotta una medicina ayurvedica che si chiamava Balabhaskara. Era una medicina nuova e molto efficace. Avrebbe avuto molto guadagno, avrebbe ricevuto molto profitto se questa medicina fosse stata pubblicizzata. Quindi mi chiese di assumermi la responsabilità di pubblicizzare questa sua nuova medicina e io accettai alla sua richiesta, ma chiesi ulteriori informazioni riguardo alla medicina. Quindi composi una canzone sull'efficacia di questa medicina e andai a raccogliere alcuni bambini della mia età intorno ai villaggi vicini. E con dei cartelli nelle loro mani cantavamo la canzone composta da me. La canzone era così. Diceva: Eccolo, eccolo, oh bambini, venite, venite, c'è la medicina Balabhaskara. Che si tratti di un mal di stomaco o di una gamba gonfia, che si tratti di un dolore o di una fluttuazione articolare, che si tratti di un disturbo conosciuto o sconosciuto, prendete questo Balabhaskara per una cura istantanea. Se desiderate sapere dov'è disponibile, c'è il negozio di Kotte Subbana e in quel negozio potete prenderla. Venite qui, ragazzi, venite qui, è un ottimo tonico preparato dal famoso medico Gopalacharya, egli stesso, venite qui ragazzi, venite qui. Avevamo completato il nostro tour di propaganda nei villaggi vicini e quindi tutto lo stock dei medicinali nel negozio di Subhanna era esaurito. Egli era molto felice. Mi chiamò e mi offrì un paio di mutande e una camicia cucita apposta per me. Ma io li rifiutai categoricamente, dicendo: Subhamma, non ho composto quella canzone per il bene dei nuovi vestiti, non ho bisogno di quelli, non li toccherò, per favore riprenditeli. Se offri dei soldi o degli articoli in cambio dei miei servizi, non farò nemmeno più un passo nel tuo negozio. Egli comprese la mia sincerità e la forza dei miei sentimenti. E da quel momento in poi era solito dire: Raju, io non voglio niente in questo mondo tranne il tuo amore. Un altro accadimento era successo mentre stavo studiando a Kamalapuram. Frequentavo un campo scout in un villaggio vicino che si chiamava Pushpagiri, dove c'era una grande fiera.
Dovevo stare lontano da casa per qualche giorno e non c'era nessuno che andava a prendere l'acqua nel pozzo. Quindi la moglie di Sesshama Raju dovette prendersi quella responsabilità. Quando tornai dal campo scout, Sesshama Raju si arrabbiò perché non c'era nessuno in casa ad aiutare sua moglie. Stava disegnando delle linee su un quaderno aiutandosi con un righello di legno. Appena mi vide, gridò: "Ehi, vieni qui! Non c'era nessuno in casa, nessuno che è andato a prendere l'acqua negli ultimi giorni. Anche tua cognata ha dovuto occuparsi di quel lavoro, oltre alle normali faccende domestiche." Così dicendo, mi picchiò con rabbia. La mia mano era gonfia e mi faceva molto male. Non gli risposi e non, rivelai l'incidente a nessuno. Legai la mia mano con una benda, bagnata. Il giorno dopo il figlio di Sesshama Raju morì. Arrivò un telegramma a mio padre, Pedda Venkama Raju, il quale si precipitò immediatamente a vedere Sesshama Raju. Il papà di Swami, mio padre, mi chiese perché avevo una benda sul mio avambraccio. Cercai di spiegare in modo casuale l'accaduto, senza dare particolari. Gli dissi che avevo un leggero dolore a causa di una vescica sull'avambraccio e quindi avevo messo un cerotto. C'era una signora nella comunità di Vissia, vicino a casa mia, che si guadagnava da vivere preparando dei dolci e li vendeva. Cercò di ragionare con Griham Abbai dicendo: "Come, Venkama Raju, sai che se so che sei abbastanza ricco per poter educare Raju al tuo posto. Perché dovresti metterlo in così tanti guai, tenendolo sotto la cura del suo fratello maggiore in un posto così lontano? Non sai quanta sofferenza sta subendo questo povero ragazzo. Deve prendere dell'acqua potabile da un posto lontano, portando due grossi contenitori con l'aiuto di un cavadi, con l'aiuto delle sue giovani spalle, tutti i giorni." Quindi ella narrò alcuni incidenti ai quali io subii e gli sforzi fisici e la sofferenza a cui ero sottoposto. Griham Abbai era profondamente commosso nel sentire la mia situazione e mi chiamò immediatamente e disse: "Mio caro figlio, vieni con me. Torniamo a Puttaparthi." Tutti i membri della famiglia mi amavano e disse: "Sono venuto a sapere dell'infortunio al tuo braccio che è stato causato dal pestaggio di tuo fratello maggiore. Io non ti ho mai picchiato, stai subendo tanta sofferenza qui, torniamo a Puttaparthi." Nel momento in cui accadde questo incidente, Griham Abbai fece un commento che ancora oggi risuona nelle mie orecchie e disse: "Satyam, se uno è vivo, può guadagnarsi da vivere vendendo sale. Non posso più permetterti un tale calvario. Non posso provvedere alla tua vita anche con il mio magro reddito." Così dicendo, pianse. Da quel momento in poi non mi mandò con nessuno. La mia istruzione si è fermata con la scuola superiore. Io non ho voluto frequentare nemmeno il college. Tuttavia, ho continuato la mia missione
come Satya Bodhaka, insegnante della verità, facendo di Puttaparthi il mio quartier generale. Ho composto un bellissimo poema raffigurante la storia gloriosa di Puttaparthi, che recita in questo modo. Circondando questa città, il fiume sacro Citravati scorre in tutta la sua bellezza incontaminata, intorno a quale città ci sono delle bei boschetti che simboleggiano il buon auspicio. Guardando sui quattro lati di questa città, vi sono le divinità di Parvati e Parameshvara che proteggono costantemente. Installato saldamente nel mezzo di questa città è l'effulgente Signore Vishnu in tutto il suo splendore. Questa città famosa in tutto il mondo è Puttapuram o Puttaparthi. Con il suo serbatoio di acqua dolce costruito da Cicchavadiar, in piedi come un monumento eterno alla gloria di Bukkaraya. Ho costruito una colonia residenziale in commemorazione del grande amore e della devozione che Subhamma aveva verso di me e l'ho chiamato Karanam Subhamma Nagar, che si trova vicino a Gokulam. Ho anche acquistato delle mucche e impegnato alcune persone a prendersi cura di loro. Alcune di queste persone sono state ospitate nelle case di Karanam Subhamma Nagar. Così ho fatto degli sforzi affinché il nome di Subhamma venga ricordato per sempre dai devoti. Alcuni anni fa ho iniziato un progetto di nome Dina Janodarana Patakam, per adottare alcuni orfani, fornire loro cibo, vestiti e istruzione, in modo che quando cresceranno saranno in grado di condurre una vita con onore e dignità. Mi occupo di questi ragazzi con tutto l'amore e tutta la cura. Dovete aver visto questi ragazzi quando vengono al Darshan ogni giovedì e ogni domenica. Ho costruito anche alloggi per questi ragazzi in modo che possano stare comodamente in quelle case. Oltre alla loro educazione normale, ora stanno acquisendo la competenza nelle attività extra. Quindi ci sono tante attività di servizio che ho intrapreso direttamente dalla mia infanzia. Cari studenti, ho un grande amore per voi. Auguro a tutti voi di vivere bene e guadagnarvi un buon nome. Io amo molto i ragazzi che ottengono un buon nome. In effetti, io do tutto a questi ragazzi, darò tutto ciò che voi volete. L'uomo da solo può crescere attraverso lo sforzo verso gli stadi più alti dell'evoluzione spirituale. Nessun altro animale può farlo. Gli addestratori di animali del circo possono addestrare una tigre, eseguire vari trucchi, ma non possono cambiare la loro natura. Non possono farli vivere sull'erba e privarli completamente della carne, ma l'uomo è diverso, la sua natura può essere cambiata per mezzo del proprio sforzo disciplinato. L'uomo può controllare con la sua volontà i pensieri e le idee malvagie che sorgono nella sua mente. Questo è il motivo per cui la nascita è stata data ad un essere umano e quindi è considerata un regalo raro.